Gesù, donami il tuo sguardo di amore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buon inizio settimana. La benedizione di Dio è su di noi perché abbiamo accolto anche oggi e vogliamo accogliere di nuovo la parola di Dio, che leggiamo dal Vangelo secondo Luca capitolo 10, 25 fino al 37. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece, un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Amen. Carissimi, la pagina del Vangelo di oggi è straordinaria. Una pagina descritta soltanto da Luca. È l'unico che parla della parabola del buon samaritano, cosiddetta. In risposta a questo dottore della legge, che vuole mettere alla prova Gesù dicendo: «Che cosa devo fare, o maestro, per ereditare la vita eterna?», sapendo che erano più di 600 i precetti a quel tempo che dovevano osservare. Quindi qual è la cosa più importante? E risponde bene a questa domanda: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la mente e le forze, e il prossimo come te stesso». Ecco che questo dottore della legge gli chiede: «Chi è il mio prossimo?» Pensate che questo sostantivo in greco significa vicino. Noi l'abbiamo dal latino, il prossimo, colui che è vicino, ma molto spesso non lo comprendiamo nella traduzione italiana. Chi è il mio vicino? Di chi sta parlando la legge di amare il vicino come se stesso? Ecco che qui viene risposta la parabola di questo samaritano. I samaritani è una di quelle categorie allontanata dal popolo di Israele, perché pagani, perché servivano Dio in un modo differente, si erano dati all'idolatria e quindi non erano più considerati del popolo eletto. Gesù dice che dopo che un uomo che scendeva da Gerusalemme verso Gerico, probabilmente un giudeo, è caduto nelle mani dei briganti ed era stato lasciato mezzo morto, passano per quella strada prima un sacerdote, poi un levita. E secondo la legge, il Deuteronomio, chi si avvicinava ad un morto, un cadavere o un mezzo morto, veniva sporcato, si macchiava. Ecco che per questo
queste due persone nella parabola di Gesù sono obbedienti alla legge più che all'amore verso, e la compassione verso quest'uomo. Che cosa accade? Che il Levita, quindi di questo servizio al Tempio liturgico, il sacerdote, anche lui che presta servizio al Tempio, in contatto con Dio, con la legge, hanno preferito una legge alla compassione. Ma soltanto quel pagano, quel samaritano, ha avuto compassione di quest'uomo e ha fatto di tutto per farlo tornare in vita. Gesù dice questo, racconta questa parabola per spiegare chi è il prossimo, chi è il vicino, chi noi dobbiamo amare, oltre a se stessi e ai nostri amici. Ecco che c'è una parte importante dove questo samaritano, al versetto 33, si dice che era in viaggio, lo vide e ne ebbe compassione. In realtà gli occhi di questo samaritano sono gli occhi di Gesù, sono gli occhi del Padre, che guardano ciascuno di noi come siamo, coperti di ferite, di tante fragilità dentro di noi, nella nostra vita, ci guarda in un modo compassionevole, ci cura. Ma ciò che è importante, Gesù ha detto, va e anche tu fa così. Abbi compassione, metti al primo posto la carità, l'amore di Dio, la compassione verso anche chi non conosci, chi è vicino a te. È facile, lo ha detto Gesù, amare i propri amici. Anche quelli del mondo si amano tra di loro. Gesù compie un passo in avanti, raccontando questa parabola e prendendo anche come modello un samaritano. Chiediamo oggi allo Spirito Santo di avere degli occhi come li ha avuti Gesù, uno sguardo che non guarda per giudicare e se vede il negativo non si mette a condannare. Il Padre, guardando ciascuno di noi, anche i più cattivi, non ci guarda con disprezzo, con giudizio, con condanna. Giovanni 3. Dio ha tanto amato il mondo, tutti gli uomini, anche i cattivi, da mandare suo figlio unigenito. Ecco i sentimenti di Dio, di compassione, che ci chiede oggi, tanto più a noi che siamo cristiani. Allora gli diciamo, grazie Signore Gesù per questa parola. Riconosco che per me è molto difficile e forse anche io, come questo sacerdote levita, trovo giustificazione nel non aiutare gli altri. Coloro che so che hanno compiuto del male e sono cattivi. Riconosco di avere un cuore duro, indurito. Spirito Santo, vieni e sciogli la mia durezza. Spirito Santo, io ti chiedo di donarmi una coerenza di vita in quanto cristiano, affinché gli altri, vedendo me e la mia accoglienza, possano incontrare te, come quest'uomo incappato nei briganti ha incontrato te attraverso il samaritano. Togli da me il giudizio, la presunzione di essere giusto e che gli altri siano cattivi. Metti in me sentimenti di umiltà e riconoscenza a te. E grazie, perché solo tu mi doni un cuore che sa amare. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete questo bellissimo slogan. Gesù, donami il tuo sguardo di amore. Chiediamo a Lui questa capacità di avere occhi nuovi, diversi, che sanno vedere il bene negli altri e amarli e aiutarli, così come Dio ha fatto con noi. Amen. Cari amici, vi invito e vi invitiamo come Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella alle prossime serate bibliche online, che questo mese si chiameranno La verità vi farà liberi. Infatti saranno degli incontri
basati sulla citazione Giovanni 8:31, che dice: Gesù allora disse a quei giudei che le avevano creduto: Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vi invitiamo ad ascoltare, seguire e pregare con noi in queste serate per rimanere nella parola di Gesù, per diventare davvero suoi discepoli, conoscere la verità che rende il nostro cuore libero. Quante situazioni abbiamo che ci incatenano? In queste due serate, 24 e 31 ottobre, noi potremo respirare un'aria nuova. Nel nostro sito web troverete la possibilità di iscrivervi e ricevere il link e il materiale per pregare insieme e proclamare la libertà nel nome di Gesù nella nostra vita. Grazie per avermi accolto, buona giornata, a domani. Ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.